La ricetta è proprio un arrosto farcito e con l'aggiunta della melagrana. Ci occorre un bel petto di tacchino da 800 grammi, erbe aromatiche miste, sedano, carota, cipolla, vino bianco, succo di melograno, brodo, amido di mais, sale, pepe, olio di oliva. Per la farcia, salsiccia, carne macinata di tacchino, formaggio grattugiato, pan grattato, uova e melograno sgranato, sale e pepe. Mettiamo in una ciotola tutti gli ingredienti per la farcia, amalgamiamo bene e mettiamo tutti i chicchi di melograno, aggiustiamo di sale e pepe. Prepariamo la carne, la tagliamo a libro, la aromatizziamo con un trito di erbe aromatiche, sale e pepe. Mettiamo la farcia all'interno, la chiudiamo e la leghiamo con un bello spago di cucina. Facciamo rosolare molto bene, poi sfumiamo col vino bianco e il succo di melograno. Mettiamo in forno con sedano, carota, cipolla e un po' d'olio d'oliva e portiamo a cottura, circa 40 minuti. Quando sarà pronto lo togliamo, lo facciamo riposare un po', tagliamo l'arrosto a fette e irroriamo con la sua salsa. E con questa carne che si può mangiare tutti i giorni, un prodotto molto che solitamente è molto magro, però arricchito così mantiene la sua morbidezza, sapore e abbiamo sicuramente un piatto di gusto e di qualità.